Una volta individuato l'immobile, la perizia che è stata depositata in tribunale insieme all'avviso di vendita e insieme a tutta una serie di altri documenti che seguono l'esecuzione immobiliare verranno inviati al vostro notaio di fiducia, che dovrà redigere la procura speciale per la partecipazione all'esperimento d'asta del nostro avvocato. Questa procura è bene precisare che è una procura ad acta, cioè servirà solo ed esclusivamente per l'esperimento d'asta dell'immobile che abbiamo individuato. Qualora dovessimo decidere di fare una seconda asta, dovrà essere di nuovo redatta una nuova procura, proprio perché è una procura che nello specimen segue quell'immobile e quell'esperimento d'asta. Il vostro notaio di fiducia quindi riceverà tutta una serie di documenti e avrà il conforto e il confronto con i nostri professionisti e con il nostro staff legale. Questo consentirà al nostro cliente di avere la possibilità di essere servito dai nostri legali, ma soprattutto di essere consapevolmente assistito anche dal proprio notaio, che